I furti e i danni di due anziane donne sembra non passeranno impuniti. Alle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 17 novembre, i carabinieri di Roccella Ionica, con il supporto del personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due uomini. Il dispositivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Locri, vede indagati a vario titolo Libero Niceforo, 47 anni, e Ilario Fazzalari, 29 anni, per concorsi in rapina aggravata e cessione continuata di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni dei carabinieri non sono però concluse. A Caulonia e Roccella sono tuttora in corso le perquisizioni presso le abitazioni degli indagati. Due le anziane donne vittime scelte dai rapinatori. In particolare, le indagini, avviate a seguito di una rapina consumata nel marzo 2013 a Caulonia, ai danni di un 87enne per la quale già sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare in carcere i fratelli D'Agostino, Domenico e Damiano, hanno permesso di verificare il coinvolgimento anche del Fazzalari e del Niceforo, quest'ultimo, insieme ai citati fratelli D'Agostino, ritenuto responsabile anche di un'altra rapina, perpetrata a Roccella nel 2012.